Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Sono in costante aumento anche in Campania i numeri relativi ai nuovi contagiati dal virus del Covid, le nuove varianti, l'ultima Omicron 5, secondo gli esperti sono ancora più infettive, ma paragonabili a una brutta influenza. Eppure, seppur con oscillazioni minime, tornano a salire i numeri dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre restano stabili le terapie intensive e molto basso, per fortuna, il numero dei decessi. In Campania il presidente De Luca prova di nuovo a stringere attraverso un'ordinanza che è però solo una raccomandazione, indicando i luoghi chiusi come possibili aree di pericolo e chiedendo per questo motivo di continuare a indossare la mascherina. Alcuni addirittura consigliano di portarla in spiaggia. Io sono sulla linea della prudenza. Noi abbiamo quasi 10 volte più contagi rispetto allo scorso anno, nonostante la campagna di vaccinazione. Guardiamo la realtà per quella che è, senza ideologismi. È vero che c'è una minore aggressività del virus. È vero che abbiamo molto meno ricoveri in terapie intensive negli ospedali. Ma è altrettanto vero che se i numeri crescono di 10 volte, di 20 volte, è evidente che cresceranno anche le situazioni di gravità sanitaria. Quindi bisogna stare attenti, perché siamo a giugno e abbiamo questi livelli di contagio. Vi lascio immaginare quello che possiamo avere a ottobre. Quindi, per quello che ci riguarda, uso della mascherina sempre. Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, è intervenuto sul tema a Cimitile nell'ambito della manifestazione che si tiene ogni anno, in occasione della quale è stato presentato il suo libro Pandemonio, quello che è successo, quello che non dovrà più succedere, e lancia l'allarme in vista di un autunno, secondo lui, con numeri che potrebbero salire vertiginosamente. Quello che bisogna fare adesso sulla pandemia, ripeto, non sottovalutare, non pensare che sia finita, essere ancora attenti, vaccinarsi per chi non l'ha fatto, fare la quarta dose per gli ultraottantenni o per le persone fragili. Questa è la raccomandazione, diciamo, più calorosa, perché sostanzialmente quando poi loro si ritroveranno negli spazi chiusi in autunno, corrono il rischio di infettarsi e di avere conseguenze gravi, anche se hanno fatto 3 dosi di vaccino. Una polemica botta e risposta che vede al centro uno dei simboli di Napoli, la pizza. Flavio Briatore, per molti il re Mida dell'imprenditoria italiana, ieri ha lanciato una provocazione affermando che se la pizza a Napoli costa poco è perché forse le materie prime che i pizzaioli utilizzano sono di scarsa qualità. E anche che alla base di un prezzo così esiguo c'è la non ottemperanza del pagamento delle tasse e del personale. Uno schiaffo in pieno viso a un'intera categoria, la cui arte è diventata da pochi anni patrimonio immateriale dell'UNESCO. Pronta la risposta del presidente dell'Unione delle Pizzerie Storiche Napoletane, le Centenarie, Salvatore Grasso, che a Briatore ha replicato affermando che le pizzerie partenopee sono sul mercato da oltre un secolo e che lo scontrino di Briatore è frutto di un format di successo, ma non certo di una storia antica come quella napoletana. A fare chiarezza poi il presidente dell'associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Micù, che spiega. Briatore naturalmente lui dice quello che vuole, certamente i napoletani pagano le tasse come tante persone che pagano le tasse. Per quanto riguarda poi gli ingredienti non è vero che si usano degli ingredienti cattivi, perché i napoletani hanno sempre usato degli ingredienti ottimi e come dire, anche perché l'hanno in casa. E sono ingredienti a costo, diciamo, a chilometro zero. Chi meglio dei napoletani potrebbero usare degli ingredienti ottimi? Lui poi può dire ciò che vuole. Naturalmente la pizza è del popolo e la pizza ha sempre sfamato il popolo. Un prodotto, la pizza, che a Napoli è un po' come il caffè, una carezza, un gesto d'amore nato dal popolo per il popolo. La pizza a 8 giorni è il simbolo di questo messaggio che Napoli e i suoi pizzaioli hanno lanciato per decenni nel mondo. Molti ai nostri microfoni hanno risposto in maniera piccata a Briatore. Questa è una grande offesa, perché poi la pizza è prettamente napoletana, anzi è nata a Napoli con la sua grande storicità. Questa è solo un'offesa a tutta la nostra categoria, perché noi usiamo prettamente prodotti eccellenti e Briatore può venire anche a constatare lui di persona. Noi vogliamo servire la plebe come abbiamo sempre fatto e siamo orgogliosi di dare il prodotto migliore di altissima qualità, il DOP della bufala, il DOP del pomodoro del Vesuvio e la farina di Napoli. Noi siamo per il popolo, la pizza a noi non deve mancare a nessuno, dalla vecchiarella che prende la pensione minima al ricco. Non pensiamo solo ai ricchi, pensiamo a tutti quanti, perché la pizza per Napoli
è cultura, cioè è, sta dentro, ci scorre dentro alle vene la pizza, a differenza vostra che fate business. Onestamente il food cost di una pizza viene fatto da tanti fattori, non soltanto da ciò che si mette. E un locale a Vomero, a Posillipo, sicuramente costa come fitto molto di più di quelli che stanno in periferia, per cui ecco, ci può essere una variazione di prezzo. E in quel un tipo di contesto che diceva il briatore, dei 4-5 euro, ci può tranquillamente entrare una pizza che è venduta in, una, in un contesto familiare dove i costi sono molto molto ridotti. L'incontro in prefettura non era stato particolarmente sereno. Il sindaco di Napoli Manfredi, in maniera decisa, aveva chiesto uno sforzo in più alla ministra dell'Interno Lamorgese in termini di invio di nuovi uomini per la sicurezza. Dalla titolare del Dicastero la risposta piccata, ma anche il rimprovero per il flop della videosorveglianza. Animi più distesi qualche ora dopo alla Federico II, quando Lamorgese ha ricevuto un riconoscimento per essere tra i laureati illustri dell'Ateneo, dalle mani del rettore Lorito. Il ministro degli Interni ci ha fatto un grandissimo regalo di accettare questo riconoscimento, che devo dire è un riconoscimento anche molto ambito. Insomma, è venuta qui oggi a dare una testimonianza importante. Avere una nostra laureata che oggi assume che è nei fatti in una posizione di vertice così fondamentale nel nostro paese ci dà soddisfazione e ci rende anche più tranquilli. Conosciamo la qualità dei nostri laureati e ovviamente se c'è più sicurezza anche a Napoli, questo va bene anche a noi che lavoriamo all'interno profondamente della struttura napoletana. Manfredi ha ribadito comunque l'esigenza di nuovi mezzi a disposizione. Abbiamo ragionato molto bene insieme al ministro, col prefetto, con i rappresentanti delle forze dell'ordine. Arriveranno la prossima settimana 70 uomini che saranno permanenti a Napoli in più. Poi si sta ragionando su ulteriori rinforzi estivi, su cui abbiamo avuto delle rassicurazioni. Ovviamente adesso ci sarà un piano di distribuzione. Abbiamo fatto un lungo ragionamento sul tema delle videosorveglianze. Molto importante era l'impegno del ministro e del ministero di procedere rapidamente alla manutenzione dell'esistente e c'è anche un impegno a trovare risorse fresche per avviare questo piano di allargamento della videosorveglianza a Napoli, che è stato preparato dalla Questura e che noi vogliamo sostenere in tutti i modi per allargare la videosorveglianza in città, che in alcuni quartieri è carente. Per Lamorgese l'emozione mista alla consapevolezza di un riconoscimento di alto valore. Fondamentale, perché ti dà l'idea delle sfide che devi affrontare, ma ti dà anche la giusta via per come affrontare i vari problemi che hai, secondo delle regole, le regole della legalità. Ecco, l'Università Federico II, questo l'ho detto prima, ti dà il metodo che serve anche perché la tua vita vada avanti secondo dei binari ben definiti, che sono quelli della legalità, di essere vicino agli altri, di cercare di avere sempre dentro di sé quelli che sono i principi del nostro paese, del nostro vivere democratico. Al DADOM, Museo Darwin Dorn a Napoli, il Rapporto Sud, uno studio di Utilitalia e Svimez che analizza gli impatti economici e occupazionali delle utilities nel Mezzogiorno. Lo studio, realizzato in collaborazione con Istat e Anbi, è giunto quest'anno alla sua seconda edizione e contiene una fotografia del comparto industriale, ambientale, idrico ed energetico delle regioni del Meridione con un continuo confronto con il resto del paese. Temi strategici di questa edizione saranno gli impatti relativi agli investimenti programmati o candidabili ad essere finanziati nel PNRR. Il rapporto si pone come sintesi per avviare una riflessione sulla crescita industriale delle utilities del Mezzogiorno e sulle principali sfide per garantire uno sviluppo sostenibile. Presenti all'incontro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Svimez Adriano Giannola e la presidente di Utilitalia Michela Castelli. Cosa fare? È chiaro che noi continuiamo a lavorare sul ciclo idrico integrato, cioè dobbiamo portare al sud operatori industriali che consentano di superare la gestione in economia
e mettere a terra progetti che chiudano il ciclo idrico dalla captazione al trasporto e alla depurazione, che è un altro tema molto rilevante su cui ancora abbiamo procedure di infrazione aperte a livello comunitario, pur attingendo soldi dall'Europa per cercare di far fronte a questo divario. Quindi oggi siamo qui per prendere atto di una fotografia, ma soprattutto per discutere di quali possono essere gli strumenti di medio e di lungo termine per cercare di risolvere in maniera sistematica questa situazione, anche perché tutti i giorni non si fa altro che parlare di energia e di acqua, quindi sono, le utility portano lavoro, portano risorse anche economiche che vanno spese nel modo giusto per garantire poi un livello di omogeneo di servizi a tutti i cittadini italiani. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.